Oroscopo 2025 con Mimmo Moramarco, la previsione di natura generale, poi sull'amore, salute e lavoro. Il Toro, la libertà e il potere di fare ciò che è bene, non ciò che piace. Libertà e di poter dimostrare di essere felici, di trasmettere un senso di ottimismo e di benessere che gli altri recepiranno come bellezza. Il Toro smette di mettere regole e disciplina nel suo rapporto con il futuro, provando così l'ebbrezza del poter pensare senza schemi, dell'immaginare un futuro leggero e libero da responsabilità troppo pesanti. Il Toro, che da giugno in poi potrà contare su un Giove forte e visibile, uno di quelli che si esibisce volentieri e che aggiungerà quella giusta luce al vostro modo di fare, di stare con gli altri, di comunicare. Non ultimo Urano, che dopo molti anni vi lascerà da soli per un po', smettendo di imporre cambi di direzione e di idee, facendovi celebrare una continuità e una tranquillità che sono forse tra i valori in cima al vostro elenco di preferenze. Ma non sarete solo leggeri e liberi. Marte in sestile per tutta la primavera vi renderà piuttosto decisi e impositivi all'interno dei dialoghi e degli equilibri. Dunque potrete contare sul giusto mix tra armonia e passione, tra intelligenza e bisogno di funzionare. Attenzione però alle parole e ai messaggi estivi, perché Mercurio potrebbe farvi gli scherzi tra fine giugno e i primi di settembre, consigliando una stagione calda in cui preferire le azioni e intuizioni a discorsi troppo complessi. Considerate il 2025 come un tempo meno intenso e possibilista, uno spazio in cui provare ad essere voi stessi, a coltivare ciò che amate. L'amore per il Toro. Per giudicare la qualità e le direzioni del cuore del Toro si considerano sempre Marte e Venere, ovvero quei dialoghi tra passione e romanticismo pigro. Partendo dal dio della guerra, sarà facile notare la sua lunga amicizia, ovvero una primavera accesissima e in cui non mancheranno mai le energie e le giuste tentazioni, in cui sarà per voi più facile parlare con gli altri e incontrarli, ma in modo sempre costruttivo. Venere invece vi sarà sempre amica, tranne in settembre e novembre, promettendovi così un anno in cui sarà facile sentirvi a vostro agio, amando con convinzione e con forza. Plutone potrebbe seminare qualche dubbio nei cuori dei nati in aprile, ma non sarà nulla di importante. Mentre Mercurio proverà a complicare i discorsi estivi, meglio insomma esprimersi con il corpo, con i fatti, ascoltando intanto la luna che vi concederà nuovi inizi e qualche novità a fine aprile, la stessa luna che poi, ai primi di novembre, vi spingerà a chiedervi se e quanto siete soddisfatti di ciò che state vivendo, in pratica, delle persone con cui vi accompagnate. La salute per il Toro nel 2025, bello poter contare su Venere che vi aiuterà a non preoccuparvi mai troppo per il benessere del corpo. Ci saranno solo due momenti nel 2025, ovvero settembre e novembre, in cui il pianeta smetterà di sostenervi, rendendo più probabili alcuni disturbi, certe questioni fisiche. Usate come sempre le lune per decidere i momenti in cui agire, facendo controlli e verifiche a metà aprile, prendendo iniziative e decidendo di fare qualcosa di concreto poi verso il 21 di ottobre, per non lasciare nulla al caso. Attenzione al peso nella seconda metà dell'anno. Per il lavoro, Saturno ormai da tempo prova a verificare se i vostri piani e progetti a lungo termine siano davvero sostenibili, siano insomma possibili e degni di essere creduti. Dunque avete spesso dovuto agire in prospettiva, dando magari maggiore importanza al futuro, all'investimento di lungo termine. Ma ora Saturno sembra cambiare idea per un po', concedendovi un'estate finalmente libera da pensieri, soprattutto pratici e professionali, un tempo che non si preoccupi insomma più così tanto della carriera, del diventare. Vi muoverete in modo deciso e adatto ad ogni circostanza, rispettando gusti e preferenze anche degli altri e con i piedi nel presente, sempre vicini a ciò che accade. State lontani dagli spostamenti troppo frequenti in estate, causa un Mercurio dispettoso che vi consiglia una maggiore staticità. Da considerare infine anche le lune che vi concederanno novità e inizi a fine gennaio, per poi consentirvi di fare bilanci e giudizi molto rilassati in agosto, con tutta la calma e la serenità del caso.